ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Altre due risse, una delle quali violentissima, a colpi di macete nel centro cittadino a Pescara, tutte con protagonisti giovani al di sotto dei 25 anni. Diventano così 8 gli episodi di violenza in 6 mesi nelle notti brave di chi spesso, sotto effetto dell'alcol, mette a repentaglio la propria vita e la tranquillità dei cittadini con quelle che non possono più essere definite bravate. E alza il livello della prevenzione la questura di Pescara per gli ultimi due episodi, il primo dello scorso 11 marzo nel centro storico e l'altro del 2 aprile, sempre a Pescara, che ha emesso 8 provvedimenti amministrativi DASPO per altrettanti giovani che non potranno accedere ai locali e ha chiuso un locale della Movida. Addirittura a colpi di macete la rissa tra giovani africani per futili motivi nella zona di Pescara Vecchia, centro della Movida, con provvedimenti emessi nei confronti di 2 senegalesi e 3 coetanei della Repubblica Dominicana, con al centro della contesa una ragazza. Provvedimenti amministrativi, avremo le risposte anche giudiziarie, anche per alcuni casi di quelli di cui vi parleremo oggi, ma sicuramente abbiamo la necessità che certi comportamenti vengano ad essere stigmatizzati. Quindi abbiamo adottato, quindi il questore con la divisione di polizia anticrimine e anche con la divisione di polizia amministrativa, e qui ci sono i rispettivi dirigenti e facenti funzioni oggi, nonché anche il dottor Barrassi in veste di dirigente dell'ufficio prevenzione generale, che sono gli uffici che più collaborano direttamente col questore per esercitare queste facoltà. Quindi in questa settimana abbiamo combinato 8 DASPO, Willy o Dacur, che dir si voglia, a soggetti che hanno partecipato a delle risse, in 2 distinte risse. E in più abbiamo chiuso, ai sensi dell'articolo 100, un locale in questo centro storico sostanzialmente. Quindi abbiamo un po' raccolto questi elementi per ragionare insieme a voi sulla necessità che i cittadini si sentano sicuri e sulla consapevolezza per alcuni soggetti che quando escono e vanno nei locali, soprattutto quando c'è un smoderato uso di sostanze alcoliche, a volte anche stupefacenti, poi vengono a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo nel nostro territorio, così come in nessun altro territorio, non ce lo possiamo permettere, quindi saremo sempre più intransigenti ed impressibili su questo tipo di condotte in questa provincia.